Buonasera a tutti, mi chiamo Bruno Roberto, sono il sindaco uscente di Antesa Tandré. Per chi non mi conoscesse, ho di nuovo l'onore di rappresentare la lista numero uno, toujours pour Antei, sempre per Antei, diciamo che è una continuità dell'altra lista dell'altra volta. Quello che sarà vicino a me si chiama Bertoletti Mario, è anche lui dell'Unione Valdôtaine. Il nostro gruppo è un gruppo consolidato, che abbiamo già fatto diverse esperienze amministrative e siamo un gruppo per la metà unionisti e altri indipendenti, ma che la pensano più o meno tutti alla stessa maniera. Vogliamo portare avanti questo nostro discorso che negli anni abbiamo sempre fatto, che è efficacia, efficienza e grande, grande lavoro per il bene del nostro paese. Toujours pour Antei ha un programma ambizioso, diciamo. Abbiamo predisposto un dépliant da portare alle famiglie, che adesso in questi giorni stiamo consegnando. E come le altre volte, noi il programma, quello che scriviamo, perché il programma si lascia scrivere, ma poi bisogna realizzare le cose. L'altro, della scorsa volta, l'abbiamo realizzato, diciamo, al 90-95%. Abbiamo anche fatto cose, diciamo, cose in più. Io penso che con l'aiuto di tutti, con l'aiuto di voi Antesa, delle vostre idee, anche delle vostre critiche, perché le critiche, se sono costruttive, sono sempre utili e ben vengano, diciamo, perché aiutano sempre a migliorarci, a migliorare, perché tutti dicono: ma avete già fatto tanto, ma abbiamo ancora tanto da fare e non bisogna mai fermarsi, perché il nostro paese deve andare in avanti, il nostro paese deve essere un punto di servizi della media valle del Cervino. Dobbiamo fare sì che i giovani rimangano nel nostro paese, perché hanno tutto, diciamo. Anche nella scorsa amministrazione abbiamo aperto un asilo nido con garderie. Questi sono servizi che i giovani hanno bisogno al giorno d'oggi, perché con la crisi economica, con la crisi che c'è a livello europeo e mondiale, dobbiamo cercare di non pesare sulle tasche dei nostri cittadini e dargli sempre più servizi. Difatti, in questi anni non abbiamo né aumentato l'ICI né tutte le tariffe che abbiamo, le tariffe di trasporto pulmino, della mensa, le abbiamo sempre mantenute, perché per far sì che le tasche dei nostri cittadini, ripeto, non siano gravate pesantemente. Nonostante tutto, cerchiamo di fare lavori sempre in sintonia con l'amministrazione regionale, e questo penso che sia il nostro favore, perché abbiamo conoscenze, ormai è molto tempo che siamo lì. Penso che questa volta qualcuno di noi, sarà anche l'ultima volta, ma vogliamo fare un passaggio, sempre un passaggio in continuità con un bel gruppo di giovani, un bel gruppo di donne, per mandare avanti il nostro paese. Io vi faccio un appello di dire: votate, venite a votare la lista numero uno, toujours pour Antei, e dateci una mano per amministrare bene il nostro paese. Grazie e buonasera.